Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it e benvenuti nella recensione di Umi Touch. Smartphone, ora non voglio dire proprio attesissimo, perché magari attesissimo non è, però fra tutti gli smartphone Umi ha fatto abbastanza chiacchierare, perché è stato creato con un sistema di crowdfunding in cui poi gli utenti potevano anche proporre, scegliere quali dovevano essere le caratteristiche tecniche e le feature, ovviamente andando a aumentare o a diminuire il prezzo del prodotto. È venuto fuori un prodotto, appunto, dal punto di vista hardware, che è un po' bizzarro. Alcune caratteristiche sono più top, se così vogliamo dire, di altre. C'è qualche mancanza, ma c'è comunque anche un prezzo molto molto competitivo. Questa è la confezione di Umi Touch, che come vedete è diversa da quelle che avevamo visto in passato dell'azienda, e soprattutto non c'è più scritto da nessuna parte Root Joy. Perché? Perché Root Joy non è compatibile con questo Umi Touch, quindi non ci sono i permessi di root abilitati di default. Leviamo un attimo lo smartphone dalla confezione e allo stesso tempo non abbiamo la possibilità di cambiare firmware rapidamente con il tool Root Joy. Qui abbiamo il pin per rimuovere il carrellino e alcuni manuali rapidi. Qua abbiamo un piccolissimo alimentatore, che però purtroppo è solo un 5V 1A. 5V 1A in questo caso vuol dire una ricarica veramente lentissima, lentissima, perché abbiamo una batteria da 4000 mAh, fate voi i calcoli, ci vuole più di 4 ore per caricarlo completamente. Questo è il cavo USB, micro USB, e questa è la confezione. Ho altro da mostrarvi per quanto riguarda gadget, sono accessori non compresi nella confezione originale. Eccoli qua. Allora, questo che l'ho un po', diciamo, provato, ma non l'ho utilizzato, lo ammetto veramente, non ho levato qua la parte adesiva, perché personalmente non mi fa impazzire questa soluzione adesiva, soprattutto attaccata a uno smartphone metallico, ho preferito lasciar perdere. Comunque, come vedete, è una cover in pelle che lascia tutte le porte e tutte le fessure aperte, con la possibilità di inclinarlo e quindi poi di poggiare lo smartphone in questo modo. Però, come vedete, non ho realmente utilizzato questo accessorio perché di per sé non mi fa esattamente impazzire l'idea. Ho utilizzato un pochino, perché non sono un grandissimo fanatico della cover, questa cover in plastica rigida, che si fa un po' fatica a metterla, ma che ha una trama abbastanza gradevole, che secondo me, devo dirlo, forse offenderò qualcuno, ma migliora il design di questo smartphone. Il design di questo smartphone, che è palesemente ispirato, per non dire che è quasi una copia, vediamo se mi riesce di levarla. L'altra volta ci avevo messo, lo porto fuori dall'inquadratura, scusate, ma almeno ci metto meno, che è palesemente ispirato, se non possiamo dire anche addirittura che è una vera e propria copia. Io nel frattempo sto per spaccare il telefono per tirare via questa cover. Ha un Meizu MX5, gli somiglia veramente veramente tantissimo. Ce l'ho fatta. E infine, non l'ho applicata perché io voglio provare gli smartphone così come sono, c'era anche una pellicola in vetro, quindi l'unica considerazione che posso dirvi è: se volete una pellicola in vetro, la pellicola in vetro la potete acquistare. C'è una pellicola preapplicata su Umi Touch, che ovviamente non era in vetro, e io ho provveduto a levarla per testare lo smartphone nella sua completezza e nella sua realtà, ovvero realtà è una bellissima parola, l'ho appena inventata, ovvero nel suo utilizzo quotidiano, senza nessun aiutino, in questo caso senza pellicola. Dimensioni 154,5, 76, 8,8 mm di spessore, un peso di circa 200 grammi, non è uno smartphone leggero, non è assolutamente uno smartphone leggero. Parlando di hardware, abbiamo un processore MediaTek MT6753 octa-core da 1.3 GHz, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili tramite microSD, rinunciando però al secondo slot della SIM. Infatti sono SIM in formato micro, uno slot delle due SIM è in comune con quello della microSD. Connettività LTE fino a 150 megabit per secondo, c'è anche la banda 800 MHz finalmente, c'è la Wi-Fi a doppia banda, c'è Bluetooth 4.1, c'è il lettore di impronte che è abbastanza rapido, è anche abbastanza preciso, non c'è neanche bisogno in realtà di premere il tasto come prima ho fatto. Però tenete conto di una cosa: una volta sbloccato funge a tasto home solo se premuto, infatti toccandolo non succede niente. Se lo premiamo così fa questo click, che non è esattamente il massimo, e se lo tenete premuto così, guardate, in questo caso si è appena bloccato, è appena rimasto dentro, guardate.
Esatto. Quindi succede purtroppo, bellissimo, era appena apparso veramente. Questi sono articoli veramente che vogliamo leggere su internet. Dicevo, rimane bloccato, non rimane bloccato sempre. Adesso l'ho fatto apposta di premere forte in quest'angolo e vedete che si è sbloccato. Però ho detto proprio onestamente, ogni tanto succede e non è proprio il massimo che succeda su uno smartphone del genere. Abbiamo la scocca interamente in metallo, se non per queste due bande plastiche, tasti che si premono abbastanza bene qui sul lato destro. Finisco di parlarvi un attimo dell'hardware, non c'è l'NFC, non c'è il LED di notifica. E benché ci sia il GPS, funziona anche abbastanza bene, non c'è purtroppo la bussola, quindi su Maps per esempio potete vedere dove siete, ma non vi potete orientare. E in certe app può essere un pochino noioso, non è un enorme problema, ma noioso, mi sento di dire che può esserlo. Android è la versione 6.0, Marshmallow, ecco qua, personalizzato pochissimo con l'interfaccia di MediaTek. Interfaccia di MediaTek, cosa vuol dire? Vuol dire un paio di funzionalità aggiuntive che avrete tutti imparato a conoscere, più qualcuna nuova inserita all'interno di Marshmallow, come il Turbo Download che integra il download rapido della Wi-Fi assieme a quello del 4G per download ancora più rapidi. Il display è un 5 pollici e mezzo LTPS IPS, 5 pollici e mezzo, scusate, Full HD 1920x1080 pixel. Non è molto oleofobico, non è neanche drammatico, basterà pulirlo un pochino più di quanto avrei sperato, però sostanzialmente funziona abbastanza bene. Ha 5 tocchi reali, quindi multitouch vero e proprio, dei colori abbastanza buoni, una luminosità discreta, non eccellente, ma comunque discreta. Questa, eccola qua al massimo, devo dire che non mi sono trovato male, si regola anche abbastanza bene in automatico. L'unica cosa, il touch è reattivo, ma non reattivissimo. Sembra che il primo tocco ogni tanto venga perso. Lo si vede a volte nella fotocamera, quando scatta soltanto al secondo tocco o quando si inizia a digitare una lunga frase e la prima parola, la prima lettera, anzi, a volte la perde. Insomma, ho avuto questa esperienza buona, ma non perfetta. In un mondo di display ormai perfetti da questo punto di vista, quando un display non è perfetto al 100% lo noto, diciamo, in pochissimo tempo. Qua sotto abbiamo il tasto home, il tasto back, il tasto se lo tengo premuto del multitasking e il tasto menu. Questo è il tasto menu, vuol dire che non c'è il tasto dedicato a Google Now, si deve premere sul widget, quello che io ho posizionato lassù in alto. Altre considerazioni sul software? Beh, poca roba, visto che il resto è praticamente tutto Android stock. Abbiamo le gesture sensing, ovvero le eye gesture, quelle che si fanno passando la mano sul display, e le gesture invece a schermo spento, di cui io ho abilitato solo il doppio tocco. Sì, ok, c'è, però se poi dovete comunque mettere il dito per sbloccare il telefono, tutto sommato non è che servano a così tanto. Non ci sono in realtà grosse altre novità, il software è abbastanza classico, c'è questo drawer delle applicazioni a scorrimento verticale, appunto proprio ve veramente Marshmallow style. Se andiamo qua, andiamo sul sito di Repubblica, avete visto mi ha perso un carattere, in questo caso non il primo, repubblica.it, perché mi hai preso il sito mobile. Premo il tasto menu. Per me il tasto menu è un'esperienza strana, ormai sono anni che il tasto menu è scomparso dagli smartphone e quando riappare è veramente strano non trovare i tre puntini qua su ma dover premere il tasto menu. Aspettiamo che finisca di caricare. Sempre notizie molto, molto particolari, fra cui leggo qua il Milan verso il colosso cinese Alibaba, non lo sapevo e trovo notizie abbastanza. A volte ci sono delle notizie interessanti. Ah, c'è anche una nuova Tesla S, bravi, bravi. Allora, lo scrolling è veramente velocissimo, non ha finito di caricare le immagini, se ci fermiamo in realtà non sembra molto intenzionato a finire di caricare le immagini, non le carica affatto, ma la navigazione web devo dire che è veramente molto molto rapida. Proviamo a fare un doppio tocco. Ecco qua, direttamente sulla colonna. Andiamo nella fotocamera. Allora, fotocamera 13 megapixel, doppio LED flash, fotocamera frontale 5 megapixel con singolo LED flash, che però sostanzialmente è abbastanza inutile. Allora, guardare il mondo da questa fotocamera è come guardare un mondo un po' a rallentatore. Quando la luce cala, la cosa diventa drammatica, è tutto. Sembra probabilmente come essere sotto effetto di qualche allucinogeno, non lo so, è tutto a rallentatore. Avete visto, mi ci sono voluti tre tocchi per scattare. È stato lento a mettere a fuoco, è stato lento a scattare.
quello che viene fuori non è malissimo, però ci sono troppi ma che rendono questa fotocamera, secondo me, non all'altezza. Vedete, queste foto non sono male. Anche l'HDR ha lavorato bene, guardate questa foto come è venuta bene, quando l'originale contro luce invece è venuta abbastanza scura. Questo fiore, questa rosa che è venuta veramente con molto dettaglio. Qui stavo cercando invece di fare una foto alla mia gatta, ma al buio è veramente un'operazione molto difficile, visto che questo effetto slow motion dell'interfaccia è abbastanza drammatico dal punto di vista poi di quello che si riesce a fare. Abbiamo l'HDR, abbiamo lo scatto con il simbolo della vittoria, abbiamo queste tre opzioni, scusate, no, non scorrono, mi sono sbagliato io, la foto nella foto, la foto panoramica e qui sotto alcuni effetti in tempo reale. Però vedete che tutta l'interfaccia di scatto è lenta, non è esattamente il massimo della reattività, ecco, quindi fotocamera appena sufficiente ma non molto di più. Andiamo a ascoltare il nostro brano, lo speaker è dietro. Ok, volume alto, qualità così così, niente eccezionale, direi nella media, forse appena sotto, ma il volume comunque è abbastanza alto. Ma andiamo a fare la nostra telefonata di prova. Scusate se porto fuori, ma tengo alla privacy dei miei contatti, che poi se no mi sgridano. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone Privati. Stai chiamando da un numero azienda. Allora, stessa considerazione per il viva voce, ovvero un volume alto, la qualità non è eccezionale, però nel viva voce alla fine quello che conta di più probabilmente è il volume più della qualità dell'audio. Batteria 4000 mAh, quindi una batteria veramente enorme. Vado un attimo nel menu della batteria per farvi vedere che è presente sia il risparmio batteria di Android Marshmallow, eccolo qua, sia un risparmio energetico intuitivo, quello standard di MediaTek, che è attivo all'accensione. Adesso io l'ho utilizzato praticamente sempre con il risparmio energetico intuitivo di MediaTek attivo, e il risultato è stato buono ma non eccezionale, nel senso si riesce ad arrivare alla fine della giornata e anche con un utilizzo abbastanza intenso, ma non ho riscontrato il risultato che mi sarei aspettato da una 4000 mAh, che è ovviamente veramente una batteria immensa. Quindi buono in senso generale, così così nel senso considerando appunto l'amperaggio della batteria. In più la ricarica con il suo alimentatore è veramente lenta, vi consiglio di munirvi con un alimentatore da 2A che velocizza decisamente la velocità di ricarica del telefono. Quanto costa questo Umitouch? Questo Umitouch ha un paio di prezzi, mettiamola così. Perché? Perché potete acquistarlo su siti cinesi come Gearbest, dove viene mi pare in questo momento 127 euro, che è un prezzo veramente molto molto aggressivo per l'hardware che ha a disposizione questo dispositivo, pur con qualche mancanza, ve lo ricordo, niente bussola, niente NFC, niente LED di notifica, con tutto il rischio ovviamente riguardante i dazi doganali eccetera eccetera. Oppure potete comprarlo direttamente in Italia, Umi vende ufficialmente in Italia tramite Amazon al momento, dove lo trovate a un prezzo di 189 euro, che ovviamente lo rendono sia allettante ma meno allettante rispetto al prezzo cinese. Per questa recensione di Umi Touch è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.